dopo i risultati elettorali, l'Unione Europea dà da subito ordini al governo. E le prospettive non sono per niente positive per noi. Conte e Gentiloni ci hanno venduto per settimane che sarebbe arrivata una pioggia di miliardi. Risultato? Dati e documenti alla mano, l'anno prossimo verrà erogato appena il 6% del Recovery Fund, mentre nel 2022 sarà erogato solo il 9%. Altro che fondi per la ripartenza. L'Italia, dopo l'emergenza Covid, è allo sbando. Con queste briciole non andiamo da nessuna parte e non è finita qui. Perché i fondi, per i progetti che saranno scelti dal Bruxelles, dovrà anticiparli l'Italia. E poi, se tutto andrà bene, saranno rimborsati. Insomma, follia pura e tempi biblici. Inoltre, e questo deve essere chiarissimo a tutti, le riforme previste devono essere coerenti con gli obiettivi del Recovery Fund. Infatti, nella letterina che i burocrati europei ci hanno mandato, ci anticipano già che nella nostra legge di bilancio tutte le priorità dovranno andare al verde, magari con tasse ambientali, al digitale, a riforme prescritte dalle raccomandazioni europee per mettere mano alle pensioni e flessibilizzare ancora di più il lavoro. Riepiloghiamo. Mentre PD e Conte esultano per gli aiuti europei, la realtà è quella di un condizionamento pesantissimo sulle nostre scelte economiche. L'Europa metterà il becco su ogni euro speso. Il controllo non sarà successivo all'utilizzo delle risorse, ma partirà da subito, ancor prima che il governo abbia deciso come muoversi. E per essere sicuri che faremo i compiti a casa, l'Europa ha deciso di iniziare con un bel dettato, spiegando, anzi ordinando a Conte cosa mettere nella finanziaria. Altro che taglio di tasse o investimenti in infrastrutture, ci imporranno riforme finto ambientaliste e di tagliare le pensioni. Insomma, ci stiamo consegnando completamente all'Europa senza poter praticamente aprire bocca.